torna nella capitale il Giro Donne. Dopo la bellissima partenza dello scorso anno, ancora una volta Roma apre le sue strade alla Corsa Rosa per una prova a cronometro di 7 km e 200 metri, con partenza ed arrivo in uno dei simboli della nostra bella Roma, vale a dire le Terme di Caracalla. Un circuito molto tecnico che le atlete dovranno affrontare per quella che è l'unica prova effettiva contro il tempo che la Corsa Rosa di quest'anno propone. Partenza ed arrivo qui alle Terme di Caracalla, passaggio intermedio davanti ad un altro simbolo mondiale dell'Italia come il Colosseo, per chiudere la seconda tappa e salutare il Lazio prima di aprire nuovamente la Corsa Rosa in direzione della Toscana. We might be. Are they thinking of you or of me? We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool, we are free. And we're Maria, yesterday you won a bunch of feet, today was a 10km, tomorrow the first climb of the race. What are you going to do and what is your impression of this? Well, it was really great to race in pink today. Of course, after yesterday I had some confidence about my shape, but this was really something different in the time trial, and to pass the Colosseo in pink was awesome. But I didn't expect to win. Of course, I tried my best, and when I passed the finish, I didn't know. I won. But we'll see tomorrow. It's going to be one of the hardest stages of this Giro, and we'll see how it goes in the climbs. It will be really tough, but I'm really happy with these two wins, and tomorrow is another day. Felicissima, ero già contenta di aver vinto ieri, oggi è stata una grande emozione passare con la maglia rosa davanti al Colosseo. Domani sarà la prima tappa dura di questo giro, io ci proverò, sarò lì, però come ho detto voglio vivere giorno per giorno questa corsa. Thank you, Maria. Okay, grazie.